E in questo momento abbiamo attivato anche la diretta video su Periscope, come ormai penso sia una cosa insomma normalissima. Ecco, quindi immagino che la nostra lezione sia servita agli altri colleghi appunto radiofonici, più di un anno di attività appunto, andiamo verso i due, ecco, di attività su Periscope, con dirette documentate tra l'altro nei social. Ebbene, bene, bene, siamo qua quindi a dare commento della notizia dei giornali quest'oggi in edicola, partendo da Sfilano per i delinquenti. Parte così oggi è Libero, manifestazione per avere più immigrati. Capeggiati dal sindaco Sala, politici, intellettuali e cabarettisti oggi marciano su Milano con gli slogan "Senza muri" e "Nessuno è illegale". Scafisti, ONG inquisite e chi specula sulla disperazione di chi sbarca ringraziano il corteo. Quindi Libero, devo dire, ha sempre un po' la sua partenza con la notizia di maggiore risalto. Ecco, quindi lo stile è questo. Non è dottoressa, ma decide lei sui vaccini dei nostri figli. Rendeteci immuni dalla ministra Fedeli, sempre chiaramente col suo stile Libero. Stile Libero, esatto, lo stile Libero. Nessuno ne parla, ma oggi c'è pure la marcia per la vita. I cattolici oscurati a Roma, pacifica e gioiosa, per questo nessuno ne parla. Poi ancora da Libero il decreto, 12 punture solo fino a 6 anni, ritornando a quello che forse avevamo già accennato, non ancora, mi sembra. Obama combatte la povertà nel resort dei miliardari, quindi Borgo Finocchietto in provincia di Siena, arrivato in jet scortato dai caccia, Barak ha raggiunto con un corteo di 13 auto l'hotel di lusso dell'ex ambasciatore USA che costa 15.000 euro al giorno. Beh, 15.000 euro al giorno possono sembrare molto, ma se sono in 50, mi è sembrato di capire, non mi sembra che una camera o una persona paghi 15.000 euro. Comunque, lunedì lo attende a Firenze il sindaco Nardella con cena preparata da Bottura. Ryanair costretta a risarcire le case su cui vola basso, quindi a Treviso, un precedente che farà storia, si parla di 25.000 euro. Master of Photography 2, il talent più ricco è quello dei fotografi, un premio di 150.000 euro al vincitore scelto da tre giurati, tra cui Oliviero Toscani, che recentemente abbiamo anche intravisto all'anteprima dei vini in quel di Lucca, i vini della Costa Toscana, visto che lui è un produttore a Bolgheri. Su Sky, quindi dal 25 ci sarà questo talent. Senza politici Virginia gode, oltre 3 milioni per Facciamo che io ero su Rai 2. Stop alle slot, così trasformiamo la video lottery in giochi. Il progetto della Coop Formula Solidale, la notizia arriva dalla cronaca locale di Forlì. Poi troviamo anche che l'Hotel Pino Cesenatico, la svolta sarà Fashion, il nuovo proprietario è Sergio Rossi, proprio lui. Oltre al rilancio dell'albergo potrebbero spuntare le boutique, la struttura ha 60 camere, un ristorante a piano terra e l'annessa Villa Liberty. Immagino che delle 60 camere verranno fuori molto probabilmente 30, non dico suite, comunque 30 camere sicuramente con gli standard attuali. Paura sulla Reale, scontro tra Ferrari e 500. Feriti mamma e bimbo durante la competizione che anticipa la gara storica, ieri alle 8.30 a Camerlone in direzione Ravenna. Al Vetri Forum Populi questa sera arriva fino a lunedì moglie e marito, mentre al Cinema San Luigi abbiamo invece a Forlì abbiamo Lasciati andare, il film diciamo divertente, una versione comica di Tony Servillo. Sono trans, cacciata dal ristorante, per mangiare ho chiamato la polizia. Raffaele Panico, in arte Vittoria, si era recata inizialmente col cagnolino allo Zodiaco, vicino quindi al suo residence a Rimini, e quindi non avendo accettato il cagnolino, lei l'ha portato nel residence, poi è tornata, quando è tornata c'era praticamente la sua amica. E quindi praticamente non dico che non le hanno fatte entrare al ristorante, ma come dire, le avevano riservato un tavolo, diciamo, nascosto. A quel punto sono stati chiamati, è stata chiamata la polizia e sembra che abbiano pranzato ugualmente anche senza mangiare, pur pagando il conto. Rovazzi duetta con Morandi e Volare vola su YouTube.
Il cielo sopra Roma con il Papa Francesco, attore per Wenders. Il pontefice si racconta nel docufilm diretto dal regista tedesco. Il progetto verrà illustrato durante il Festival di Cannes che si sta svolgendo in queste ore. Amputate, ahimè, le gambe a Giulia Vielener. Disperato tentativo per salvarla, la triatleta 31enne era stata protagonista di un incidente al passo delle Forche a Galeata. Terribili notizie quindi dal Bufalino. Cocorico, la notte della Riviera si veste di nuovo. Dal 1° giugno riparte la musica con tante novità volute dalla nuova gestione, vecchia gestione. Poi abbiamo il Disco Diva 2017 da Roberta Kelly ai La Bionda Brothers. Quindi dal 15 al 18 giugno tra Gabice Mare e Monte, il Festival della Musica e della Discoteca anni 70. Tra applausi e fischi, che ironica favola ecologista, bagarre per Occhia, in concorso al Festival di Cannes, quando compare la scritta Netflix. Il regista Bong Joon-ho ha creato in libertà, dice aver creato in libertà, e quindi, come dire, sarebbe d'accordo col fatto che devono essere giudicate anche le opere prodotte appunto da Netflix, che chiaramente le realizza per farcele vedere attraverso internet. Tilda Swinton, a questo proposito, dice: c'è posto per tutti, ma evidentemente è parte del cast, a quanto sembra. Super Isabelle, Uperte, chiaramente: io cerco emozioni, i messaggi cercateli alla posta. La Uperte, nell'atteso film di Haneke, che è stato dato per vincitore, e in un'opera coreana, quindi due film. Il nome della rosa teatro, un sogno dello stesso Eco, in scena al Carignano di Torino c'è questo spettacolo, poi naturalmente girerà. Obbligo di vaccini per iscriversi nei nidi e negli asili, dopo i 6 anni multe pesanti ai genitori obiettori. Lorenzin dice: si potrà valutare la revoca della podestà. Ma Malta, paradiso fiscale degli italiani, dal senatore al consigliere Grillino, tra yacht offshore e società dei mafiosi, domani i nomi sull'Espresso. Ma cosa c'entra l'accoglienza ai migranti con il terrorismo? Lo sapremo solo votando. Vignetta di LK oggi da Repubblica, e poi abbiamo un blackout a Termini, quindi stazione Termini di Roma, l'Italia spaccata a metà, quindi dalla capitale migliaia di passeggeri bloccati ore in stazione, oltre 70 treni fermi, disagi da Firenze a Napoli, quindi coinvolte 3 regioni tra l'altro. Assange lascia il palazzetto dell'Ecuador, vuole sistemarsi in un'ambasciata più grande, vignetta di Bucchi, sempre da Repubblica. Poi abbiamo Netflix Mania Cannes, Tilda Swinton dice: ma quanti bei film non arrivano in sala? Perché poi il concetto di Netflix come dire, è quello di non andare in sala, non necessariamente appunto andare in sala, e quindi in teoria ai festival, ma anche noi, devo dire, qui nella nostra rassegna stampa cerchiamo di considerare appunto, vabbè, i film dei festival indubbiamente, ma comunque quelli che vanno in sala piuttosto che queste serie appunto televisive che poi partono comunque da un grande film visto in sala. Bosso, via la mediazione, Sani, quindi il direttore artistico che è sovrintendente attualmente al Teatro Comunale di Bologna, convoca la fondazione, quindi Teatro Comunale Bologna. L'incontro è previsto per il prossimo 23, quindi praticamente martedì prossimo, se non vado errato. E quindi con questo vi dico che le notizie in questione su cui mi sono basato verranno archiviate fra pochissimo sul mio profilo di Facebook. Vedo che oggi siamo anche in largo anticipo, siamo stati svelti, e quindi l'appuntamento è a lunedì mattina alle 8:20. Amici della radio. E voi che la radio la seguite appunto su Periscope, anche per voi stessa cosa. Vi do sempre qualche istante in più, però, per eventualmente scrivere qualcosa che può essermi sfuggito, molto volentieri. E quindi anche per voi l'appuntamento è a dopo domani, visto che domani sembra non andremo in onda, non abbiamo neanche trovato niente di particolare da seguire, ma mai dire mai. Quindi appuntamento a lunedì mattina.